faremo oggi? Parliamo un po' dell'evoluzione dell'improvvisazione nel jazz. Cioè, prima daremo, diciamo, una vista a tutti quanti gli stili che hanno portato a uno sviluppo della musica jazz americana, e poi proveremo a vedere con qualche nozione musicale se riusciamo a capire come imparare a improvvisare in quella maniera e quali sono le linee caratteristiche, diciamo, di ogni stile. Allora, tutti sappiamo che il jazz è una musica americana, okay. Però non è che nasce così dal nulla, nasce dall'unione di varie musiche, appunto, tradizionali che erano in auge alla fine dell'Ottocento in America e all'inizio del Novecento. Questi stili musicali erano il blues, il famoso blues che tutti conosciamo, e le canzoni della tradizione proprio americana, delle marching band americane, che venivano usate nelle feste di paese o come fossero le bande nostre italiane di paese, nel mettere le radici nella popolazione dei creoli, nel senso di schiavi che figli di padroni e schiave sostanzialmente venivano liberati e avevano la possibilità di studiare e studiavano la musica classica, diciamo, quello che potevano reperire a quell'epoca, mischiandola ai ritmi africani appunto, che erano della loro tradizione. Da questo nasce appunto lo stile pianistico e ragtime, di cui Jerry Roll Morton è il più grande esponente. Quindi blues, marching band, ragtime, e allo stesso tempo mette, diciamo, le fondamenta su le bande dei funerali di New Orleans. Sappiate, nei funerali, quando moriva qualcuno a New Orleans, il funerale era un momento di raccoglimento ma anche di positività, nel senso tutti quanti ci si riuniva per ricordare appunto il defunto, e dopodiché all'uscita, diciamo, della funzione si suonavano dei brani positivi tutti insieme, diciamo, in maggior parte, diciamo. Le caratteristiche di questi stili sono, innanzitutto, nel blues è diviso in due stili di blues: il blues rurale e il blues urbano. Il blues rurale, diciamo, la differenza è semplicemente di tema, di tematica. Nel blues rurale si parla del campo, lo schiavo dall'altro campo è stato malmenato dal padrone, e invece nel blues urbano si parlava del cot blues, per esempio colui che spalava il carbone, il blues di quello che spalava il carbone, il blues del ferroviere, oppure la canzone del mercante, insomma. I temi erano diversi. Nel blues era fondamentale la responsorialità della figura musicale, diciamo, delle figure musicali. Il blues è strutturato in 12 battute, tutti sappiamo cosa sono 12 battute, dove, diciamo, divise in tre parti, da 4 battute, 4, 8 e 12. Le prime due di ognuna di queste 4 si cerca, diciamo, che di farle sempre uguali, diciamo, sono uguali, sono una domanda o una affermazione a qualcosa. Le altre due sono la risposta, quindi John è stato malmenato, ah povero John è stato malmenato, quanto mi dispiace per John, cosa dobbiamo fare per evitare di farci malmenare? Ok, potrebbe essere una cosa del genere. Quindi c'era la responsorialità, botta e risposta, che era importante. E le canzoni di questo stile, i brani di questo stile erano improvvisati, erano solitamente canzoni in mononota o semplici, suonate accompagnate semplicemente da chitarre scordate o comunque chitarre raffattate, quindi, diciamo, era più il ritmo che ci importava, che gli importava, e il testo, diciamo. Per quanto riguarda invece i funerali di New Orleans, la maniera di, diciamo, di suonare, come si suonava i funerali di New Orleans, tutti quanti conoscevano il tema, si decideva che poteva essere una marcia funebre qualsiasi. Ognuno aveva dei ruoli, la tromba faceva il tema, i trombettisti facevano il tema, i tromboni magari facevano degli accompagnamenti, e il
clarinetto poteva riempire dei buchi, insomma, ognuno suonava, era tutto improvvisato, semplicemente non si sapeva. Il tema era questo, vai, si suonava tutti quanti. C'erano delle regole interne per cui si capiva, questo è il finale, oppure facciamo questa, la ripresa. Avevano proprio dei nomi per delle cose che facevano avvenire qualcosa, diciamo, però era tutto improvvisato lì, non era niente di scritto. Per il ragtime, appunto, si suonava in una maniera pianistica, sinfonica, i pianisti lo sanno, che basso, è d'accordo, così è molto movimentato, quindi è molto virtuosistico come tipo di musica, non è rudimentale, è complicata. Però è comunque preparata, è scritta, non c'è niente di improvvisato, sono variazioni sul tema, cioè ha avuto dato un tema, nel ragtime si va avanti con variazioni a quel tema, proprio come nella musica classica con la variazione di Bach, eccetera. Volevo farvi sentire invece, secondo me importante, un brano delle marching band americane, cioè erano sempre anche loro tanti, come le bande di New Orleans, dei funerali, però era tutto scritto, era tutto arrangiato e le variazioni del tema erano scritte. E la formazione era come un'orchestra sinfonica, quattro tromme, quattro sassofoni, c'erano i tromboni, non c'erano i flauti, non c'erano i violini, ma la ritmica, basso, batteria, via dicendo. Adesso sentiamo. Ah, un'altra cosa, tutti i brani che vi farò sentire saranno dello stesso brano, saranno lo stesso pezzo, sempre lo stesso pezzo, semplicemente suonato in epoche da musicisti diversi, così sentiremo la differenza della storia. Allora, questo è Van Berni, 1925. Registrazioni, suoni sono discutibili, la capacità tecnica è molto bassa. Questo è il tema, sotto c'è l'arrangiamento, i sassofoni che fanno l'accompagnamento. Di nuovo il tema, arrangiato in un'altra maniera. Swing era inizia negli anni 20,
È vero, però diciamo la parte clou di questo della swing era secondo me nel 38, però vabbè. Allora, adesso arriviamo alla swing era, quindi questi gruppi dove suonavano? Suonavano in momenti di intrattenimento comunque, che sia un funerale, che sia la festa di paese, che sia una discussione del blues, quello che sia, comunque erano intrattenimento. Ah, scusate, il ragtime appunto veniva suonato nei bordelli o comunque nei posti delle case chiuse degli Orleans, per cui servivano diciamo come stacchetto orario, quando attaccava il pianista. Vabbè. Quindi comunque era sempre di intrattenimento l'idea. Per cercare di risollevare la loro persona, penso che comunque non è bello suonare in questi locali, cioè anzi, suonare bene, comunque sempre il contesto è sempre quello. Cercavano di darsi la possibilità di improvvisare o comunque di suonare delle musiche belle, di darsi la possibilità armonica o comunque musicale di fare qualcosa. Allora, nella swing era dividiamo in due parti adesso diciamo, lo sviluppo, nei piccoli gruppi e nelle big band. Allora, fermiamoci un attimo sulle big band. Le big band sono il diretto sviluppo delle marching band americane, appunto che prima dicevo. Da lì si parte con una nuova formazione, tutta composta da brass e sassofoni e anche da ritmica come batteria, pianoforte, chitarra e contrabbasso. Le più importanti big band che tutti conosciamo sono quella di Duke Ellington, Count Basie e Benny Goodman. Ora, per quanto riguarda lo sviluppo sia dell'arrangiamento di ogni big band che dell'improvvisazione ci sono due scuole diverse, appunto, quella di Ellington e quella di Count Basie. Benny Goodman lascia un'ultima parte. Entrambe erano dedicate a un pubblico bianco che doveva appunto intrattenere in sale da ballo e quindi diciamo l'energia era sempre abbastanza poderosa, quindi si suonava. L'orchestra di Basie aveva la peculiarità di non avere arrangiamenti scritti, ma erano tutti, a parte che erano sempre quelli, suonavano 4 volte al giorno per 10 anni, impari sicuramente a memoria, ma avevano delle strutture insite al brano, cioè ognuno sapeva che se Count Basie faceva così dovevano fare un certo tipo di riff e ognuno della sezione sapeva che ruolo doveva usare. Per esempio, la prima tromba doveva fare la nota più acuta, le altre dovevano fare una terza sotto a tutte, così da completare l'accordo. E il sassofono, ognuno di loro sapeva bene che cosa fare, quindi c'era la capacità del singolo di improvvisare e di armonizzare così come si faceva nei funerali di New Orleans, ma anche la capacità compositiva appunto della marching band della tradizione americana da parte di chi diceva, oh, mo facciamo questo. Lui comunque lo ragionava, non è che andava a caso, Basie. Quindi il singolo non aveva uno spazio ampio, l'importanza era il pubblico che ballava e l'arrangiamento che era divertente. Avevano dei piccoli momenti spot di improvvisazione. Ora, per fare quel lavoro che vi dicevo di tenere sempre lo stesso brano, ho dovuto fare un po' di impicci di anni, che vuol dire? Questo brano che andiamo a sentire è del 1977, quindi in realtà non sto seguendo una cronologia vera, ma è abbastanza fedele a quello che succedeva all'epoca, l'arrangiamento è lo stesso. E interessanti degli arrangiamenti di Count Basie sono gli shout chorus, che adesso lo sentiremo, che sono degli special dei tromboni, delle trombe, anche dei sassofoni, se dove suonano tutti insieme una linea melodica, una sorta di solo scritto da Basie, pensato da Basie, e arrangiato con questa maniera rudimentale, cioè prima, terza, quinta, settima, o vai, ottava. Diciamo, i sassofoni erano quasi sempre a unisono, i tromboni a ottava e le trombe a ottava o a quinta, quindi non era complesso come arrangiamento, a differenza di Ellington, poi dopo lo vedremo, sarà più interessante l'arrangiamento. Sentiamo questo Swing George Brown Count Basie.
Tutti i pezzi di Basic iniziano quasi tutti con un intro di Regan Basic che fa l'intrino da solo, tranquillo. La dinamica dei suoi pezzi è sempre in crescendo. Muore così e poi finirà l'esplosione perché. Questa è un'introduzione improvvisata al tema, quindi già c'è un momento in cui c'è un solista, in questo caso già il pianista, è il capo dell'orchestra, però non si ricorda il tema, non c'è il tema, forse è qua. Rispetto a un tema suonati tutti insieme. Adesso sentiamo invece l'orchestra di Duke Ellington con Ella Fitzgerald che fa il tema. In questo caso tutto l'arrangiamento è scritto a servizio della solista che è Ella, cioè non c'è un momento in cui fa il solo lei. Lei è la solista dall'inizio alla fine e l'arrangiamento viene scritto su misura su di lei. Quindi l'arrangiamento è importante, ma supporta il solista, ok? È sempre da ballo, è sempre intrattenimento, è sempre, però c'è una diversa visione dell'improvvisazione del solo del solista. She can't get it off, fellas. She ain't.
la rivelazione del tema, ovviamente, perché cantando o fa il demo o fa lo scherzo. Però è modificato, resta fedele al tema, ma sono vere e proprie variazioni al tema. L'arrangiamento è sempre a servizio del solista, non è mai preponderante, non è mai predominante, non è mai fastidioso. Adesso parliamo invece dell'orchestra di Benny Goodman. Più che dell'orchestra di Benny Goodman, il suo distaccamento dai piccoli gruppi. Allora, Benny Goodman innanzitutto, secondo me, è importante perché fece nel 1938, da ricordare, il primo concerto nella Carnegie Hall di un gruppo jazz nel tempio appunto della musica classica, cioè la Carnegie Hall in America, in New York, è il luogo sacro della musica classica, quindi nel 38 dare la possibilità a dei musicisti di suonare la musica jazz, appunto, che non era una musica considerata colta, davanti a un certo tipo di pubblico che non ballava ma stava seduto, c'erano i posti a sedere, non era una sala da ballo, è comunque un avvenimento molto importante se aggiungiamo il fatto che è la prima volta in cui dei musicisti neri e musicisti bianchi suonano insieme su un palco importante, cioè non è una cosa da poco. E su questo palco elogiava le capacità con la sua big band del singolo musicista, quindi chiamò Harry James, che era bianco, bravissimo, ma c'era anche Fletcher Anderson, di colore, oppure chiamò, c'era Roy Eldridge probabilmente, e era di colore, comunque era solista, diede la possibilità appunto a musicisti di colore di essere solisti, essere improvvisatori e guest star di questa cosa. Un'altra cosa importante di Benny Goodman è che fu il primo ad avere un programma in radio con divulgazione jazz, con musica jazz. Quindi, nelle case degli americani, grazie a Benny Goodman, entrano in casa la musica jazz con gli arrangiamenti di Fletcher Anderson, che era appunto di colore. Quindi, musica di colore tramite un clientista ebreo entra dentro casa dei bianchi americani. Ok? Fletcher Anderson era un super arrangiatore, molto, diciamo, avanguardistico, infatti con l'aiuto anche di Lionel Hampton, vibrafonista, a mio avviso sono coloro che hanno dato il via allo stile successivo che verrà, che è il bebop. Adesso sentiremo... Scusa, come si chiamava l'arrangiatore? Fletcher Anderson. Questo brano del 38, su George Brown, che è con il suo quartetto,
dove possiamo sentire le arditezze armoniche che utilizza il vibrafono.